Ma sicuramente un passo in avanti nella nostra rete dell'emergenza, era da un po' di tempo che aspettavamo questa possibilità. Come sapete, l'emergenza urgenza si basa sulla velocità e sulla possibilità di fare rendezvous con i mezzi su gomma e elicottero. Questa è una pazzola che oltretutto ha una storia sua ovviamente come memoria, che è chiaramente utile, ma soprattutto è una piazzola che finalmente diventa un nostro punto di rendezvous per l'emergenza urgenza. Nessuno ha chiesto come li spendevate, avete un'associazione, non ce l'avete, nessuno ci ha chiesto niente, ci hanno dato i soldi e questo è bastata la fiducia nei nostri confronti e nella nostra famiglia. Poi ci tengo a ringraziare tantissimo Fabrizio Ferlito, perché è merito suo se, diciamo, questa idea è partita, perché per quanto potesse essere nella culla, diciamo, del comune, però non era, diciamo, nella realizzazione, è stato lui che ha spinto perché ne ha capito l'utilità. E poi il mio angelo custode, che a parte la mia famiglia e mio figlio, come potete vedere, il mio angelo custode è Simone Cutelè, che lui è stato veramente un estraneo fratello, perché è piombato nella nostra vita e non ha mollato un secondo di starmi vicino, chiamando a destra, manca, si può fare, non si può fare, c'è da mettere la luce lì, c'è da fare la cosa là. Da questa sera finalmente in realtà è stato un lungo percorso, durato un anno, perché noi abbiamo iniziato il primo di novembre dell'anno scorso, quando purtroppo un altro ragazzo ha avuto un incidente e l'elicottero ha potuto atterrare con i telefonini e le luci di altri. E da lì il dottor Fabrizio Ferlito, che è un caro amico, ci ha dato là per poter, ci ha dato l'idea, diciamo, per fare questo tipo di investimento. Noi abbiamo sempre chiesto a lui cosa possiamo fare, abbiamo fatto altre donazioni all'ospedale, piuttosto che alla Croce Rossa, piuttosto che anche al Cassini dove mio figlio studiava. Lui ha detto: guarda, la pista di elisoccorso sarebbe la cosa ideale, perché ce n'è bisogno, perché purtroppo le autostrade non sono quelle di un tempo. Mio figlio ha avuto l'incidente di notte e non l'hanno potuto portare con l'elicottero, perché di notte l'elicottero non vola. Quindi è in quei momenti lì, purtroppo con quei tipi di incidenti lì, anche i secondi sono fondamentali. E poi devo dire che Simone Cutelè è stato veramente un angelo, si è dato da fare, ha chiamato per le mille autorizzazioni che potete immaginare che ci vogliono, e alla fine siamo giunti a questa conclusione. Poi l'amministrazione ha dato il suo contributo, perché poi quando abbiamo trovato qualcuno che finalmente ha deciso che la cosa si poteva fare, diciamo, siamo andati avanti. È stata un'opera importante, diciamo, a parte in termini economici, perché quelli non li considero in questo momento, ma in termini, diciamo, di impegno personale, perché ciascuno di noi lavora e fa un altro lavoro che non è quello di fare donazioni o di fare piste di elisoccorso. Però anche in questo c'è voluto, perché comunque decidere a chi far fare i lavori, io Simone Cutelè non lo conoscevo, tramite mio figlio che ha fatto qualche lavoro con lui, gli ha spiegato un po', gli ha raccontato un po' la storia, e lui si è dimostrato super disponibile e super pronto. Sì, diciamo che è un momento importante, nasce da un'esigenza del nostro territorio, e insieme alla famiglia Morselli, che ci hanno accompagnato in questo importante progetto, finalmente siamo arrivati alla conclusione. Credo che quest'area è un'area molto importante, un'area che servirà per salvare delle vite umane, ma soprattutto sarà un'infrastruttura che ricorderà Matteo, no? Questo bellissimo progetto insieme alla sua famiglia. Dunque, c'è tanta emozione, c'è sicuramente un qualche cosa di importante che da tempo veniva richiesto, e è stato un percorso voluto da tutti, voglio dire, da tutta l'amministrazione, opposizione, maggioranza, e anche un ringraziamento a Silvano Romea, che mi ha dato una grandissima mano. Come ricordavo, è un'infrastruttura importantissima proprio per salvare delle vite umane, e da stasera anche il nostro territorio, la nostra città, a questo importante elisoccorso.